reati in calo in provincia di Como. Secondo le statistiche sulla sicurezza pubblicate dal Sole 24 Ore, elaborate sulla base dei dati del Ministero dell'Interno, il numero degli episodi denunciati è calato nel 2018 del 6%. Nell'ultimo anno considerato sono stati denunciati 16.643 reati. Il rapporto tra denunce e popolazione colloca Como all'87° posto su 106 province, dove in classifica la prima è la meno sicura, Milano, e l'ultima, Oristano, la più sicura. Ciò significa che in rapporto al resto d'Italia, la provincia di Como può essere considerata un territorio piuttosto sicuro. Tutti i principali indicatori sono in calo. Diminuiscono i furti, sia in casa, meno 15%, sia nei negozi, meno 10%. Anche le rapine, 27 ogni 100.000 abitanti, sono in calo dell'8%, ma in questa classifica Como resta a metà. Da segnalare in particolare due tipologie di reato in aumento: i furti con strappo, oltre 10 ogni 100.000 abitanti, cresciuti del 26%, e le truffe, aumentate del 7%, con 183 episodi denunciati ogni 100.000 abitanti. Pressoché invariati scippi e furti di auto. La classifica del Sole 24 Ore quindi dipinge Como come un territorio non sicuro in senso assoluto, ma ben più sicuro di altre zone d'Italia. Se infatti 19 province fanno registrare meno reati in rapporto agli abitanti, altre 86 province hanno un numero di denunce più elevato.